Abbiamo aperto la nostra redazione della settimana a Piero da Saronno. Lo abbiamo incontrato poco fa alla presentazione delle iniziative del FAI, quindi appunto FAI di Corso Italia, e poi l'abbiamo invitato qui dalla nostra redazione per far conoscere due persone. Si tratta di due stagisti che hanno deciso di tuffarsi nel mondo delle 5V e di lavorare per due settimane per la settimana appunto. Ve li presentiamo, sono Giada e Mattia. Che scuola fate e come siete arrivati alla settimana? Lo chiediamo a Giada, iniziamo con lei. Allora, io faccio parte del liceo scientifico di Bigassi, vado in terza e ho deciso di venire, diciamo, a una redazione di un giornale perché ero molto interessata a scoprire le varie tecniche, le varie funzioni di ogni persona che lavorava in questo ambito. E essendo qui da una settimana, all'inizio è stato un po' traumatizzante, diciamo, ma neanche tanto, perché era la prima volta che entravo nel mondo lavorativo e perciò era tutto un po' nuovo. Però dopo già una settimana mi sento già a mio agio lavorando, diciamo, più o meno come loro, perché essendo stagisti non è che possiamo fare proprio tutto quanto. Però in quanto a quello che facciamo mi sento molto soddisfatta perché mi sta piacendo molto questa esperienza e penso che sia molto interessante, che porterà a dei buoni risultati e sento che sarà anche di spunto per il mio futuro nel caso dovessi scegliere questa carriera. Come noi ci auguriamo, ovviamente, anche se li abbiamo conosciuti solo per una settimana. Abbiamo fatto rompere il ghiaccio un po' a Giada, ma adesso tocca anche a Mattia raccontare un po' la sua esperienza. No, secondo me è un'esperienza molto utile, a differenza dello scetticismo che c'era inizialmente, perché una persona quando gli viene detto che deve compiere uno stage pensa ok, mi manderanno a fare fotocopie. In realtà quando siamo arrivati in questo luogo ci hanno messo subito molto a nostro agio e ci hanno assegnato i compiti che svolgono i giornalisti tutti i giorni, quindi abbiamo potuto avere una diretta inquadratura di questo mestiere e capire immediatamente come funziona. E in questi giorni in redazione qual è stato poi il vostro lavoro? Quindi fotocopie, no, ognuno si è fatto le sue, meno male, invece vi siete trovati a dover scrivere e fotografare. In particolare cosa avete fatto? Allora, il secondo giorno di stage siamo potuti andare direttamente a una conferenza stampa in comune in cui abbiamo addirittura dovuto intervistare dei nostri compagni della nostra stessa scuola. E è stato molto strano essere in questi panni perché sembravano veramente dei lavoratori, anche se noi essendo studenti io sentivo ancora quel peso di inferiorità, però in quel caso è stato molto bello secondo me essere proprio come dei veri giornalisti che devono intervistare dei veri lavoratori del comune, quindi è stato davvero interessante. E poi, oltre a quello, abbiamo fatto altre conferenze stampa in cui però il giorno dopo ci siamo dovuti dividere. Io sono andata a Spazio Anteprima, dove c'è stata un'intervista per presentare il World Café, e invece Mattia è andato in una scuola, credo. C'era un incontro per la settimana dell'integrazione culturale nella scuola. Perfetto, di sicuro avranno modo di, come stamattina al punto FAI, di lavorare, hanno fotografato, preso appunti, ora ci metteremo al lavoro perché il pezzo poi andrà in stampa sulla prossima uscita, ma la settimana è ancora lunga perché oggi è solo l'inizio, quindi sicuramente avranno modo ancora di lavorare e ci auguriamo che in un futuro tornino però da giornalisti. Ok.